Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, un uomo è stato beccato dalle volanti della Polizia di Stato dopo un mese di ricerche. Doveva scontare 5 anni di carcere. Il servizio. Lo cercavano da oltre un mese, doveva infatti scontare 5 anni di carcere. Adesso la sua latitanza è finita. A stanarlo ed arrestarlo gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo, coordinati dal vicequestore Marco Gallorini. I poliziotti, durante un normale controllo del territorio a San Leo, hanno fermato un'auto. Ad insospettire gli agenti, il fare nervoso ed insofferente del passeggero, con numerosi precedenti riguardanti in particolare la violazione della normativa sugli stupefacenti. Da qui i controlli più approfonditi, grazie ai quali sono saltati fuori 4 involucri in cellophane termosaldato trasparente contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 20 grammi. Accompagnato in questura, l'uomo è stato sottoposto a fotosegnalamento. Ulteriori accertamenti poi hanno consentito di risalire ad un alias sul quale gravava un ordine di cattura per l'esecuzione della condanna. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di San Benedetto, dove sconterà la pena. È stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà infine pagare una multa di 4.388 euro. Ed è stato assolto il giovane centauro accusato di omicidio stradale nello scontro avvenuto nel 2022 sul raccordo autostradale di Arezzo. La vittima era un 81enne che guidava un autocarro. Ripercorre tutto in questo servizio Chiara Sadotti. Era il 30 agosto del 2022 quando Nereo Agnolucci perse la vita in un terribile incidente lungo il raccordo autostradale, a pochi metri di distanza dall'incrocio per San Zeno e San Giuliano. Uno schianto fatale tra un'ape guidata dall'81enne ed una moto in sella alla quale c'era un 19enne. Ad un anno e mezzo di distanza il giovane centauro è stato assolto con formula piena. A pronunciare il dispositivo il giudice per l'udienza preliminare Claudio Lara. Per il ragazzo, rimasto anche lui gravemente ferito nell'incidente, scattò l'accusa di omicidio stradale. Secondo la procura il giovane avrebbe percorso quel tratto ad una velocità troppo sostenuta, il limite all'epoca era di 60 km/h. La difesa presentò una controperizia. Il giudice adesso ha accolto la tesi difensiva, secondo la quale il motocarro sarebbe comparso improvvisamente dall'incrocio, da qui la conclusione del procedimento giudiziario con la soluzione perché il fatto non sussiste. Ancora cronaca, roccambolesco inseguimento ieri pomeriggio a Sansepolcro lungo la E45 di un'auto con a bordo 3 uomini autore di furti. L'inseguimento è andato avanti per chilometri, poi il conducente dell'auto ha imboccato l'uscita di Piave Santo Stefano Sud, ha fermato l'auto e insieme agli altri occupanti del mezzo si è dato alla fuga, correndo verso il bosco e facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri di Sansepolcro sono comunque riusciti a recuperare la refurtiva sottratta da un'abitazione poche ore prima. Sul veicolo abbandonato sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso, un borsone di un noto marchio di abbigliamento e vari capi di vestiario insieme ad una gran quantità di monete. Tra la refurtiva c'era anche una macchina del caffè espresso all'interno della quale vi era un codice a barre che ha consentito di risalire alla ditta che l'aveva data in noleggio e alla persona che l'aveva noleggiata. Così i carabinieri di Sansepolcro hanno potuto collegare quegli oggetti al furto avvenuto pochi giorni fa a Torgiano, vicino ad Assisi, dove una signora si era vista svaligiare l'abitazione e sottrarre vari oggetti, oltre ad un gran quantitativo di monete risparmiate e messe da parte che ammontava circa 1000 euro. E adesso passiamo alla missione solidale a Rafa, nella missione appena partita sulla striscia di Gaza, promossa dall'Associazione delle organizzazioni italiane che si occupano di cooperazione internazionale e di solidarietà. Ci sono anche 3 aretini, si tratta di Paolo Pezzati, Luca Faenzi e Alfio Nicotra, tutti e 3 da sempre impegnati con ruoli diversi in questi settori. Abbiamo raggiunto telefonicamente Paolo Pezzati della ONG Oxfam per farci raccontare qualcosa di più sulla situazione che hanno trovato. Sentiamo. La situazione dentro la striscia è apocalittica, più di 1,8 milioni
100.000 persone sono state sfollate in modo forzato, più del 60% delle abitazioni sono distrutte, non c'è cibo, acqua, corrente elettrica dal 9 di ottobre, il carburante per i generatori entra singhiozzo e gli aiuti purtroppo sono ridotti al minimo. E questo è il primo drammatico racconto che arriva dalla carovana solidale partita alla volta di Rafa, luogo simbolo della guerra Hamas-Israele, della quale fanno parte anche tre aretini. Paolo Pezzati, portavoce sulle crisi umanitarie di Oxfam Italia, il giornalista Luca Faenzi e Alfio Nicotra, partiti assieme ad operatori umanitari, attivisti, giornalisti e al gruppo di 14 parlamentari dell'opposizione, componenti dell'intergruppo per la Palestina. L'azione aveva una serie di obiettivi. Il primo era cercare di mettere un po' di pressione al governo italiano affinché chiedesse con più forza un cessate il fuoco. Un viaggio della speranza promosso dall'Associazione delle organizzazioni italiane che si occupano di cooperazione internazionale e solidarietà per chiedere il cessate il fuoco, ma anche per portare aiuti. Tre i container realizzati grazie alla raccolta Emergenza Gaza. Arrivati al valico internazionale di Rafa, però, si sono trovati di fronte a qualche difficoltà, ma comunque i beni di prima necessità sono riusciti a superare il confine. In questo momento entrano circa 80 camion al giorno di aiuti, quando prima del 7 di ottobre entravano 500 al giorno. Insomma, lo spettacolo che abbiamo trovato al valico è veramente desolante. Insomma, le emozioni sono state molteplici. Vicino al valico c'è un mega parcheggio dove sono bloccati alcuni da mesi 800 camion di aiuti, alcuni anche con beni deperibili. Obiettivo della missione anche quello di esprimere solidarietà alla popolazione. Al di là della miopia e dell'incapacità delle elite politiche, ci sono delle popolazioni, c'è la società civile che è solidale con la popolazione civile palestinese che sta soffrendo in un modo indescrivibile a parole, molto intenso. E quindi volevamo anche portare la nostra testimonianza di solidarietà. Il lavoro vero comincerà al ritorno, ognuno secondo i suoi ruoli, per cercare anche di cambiare un po' la narrazione di questa crisi, che a nostro parere non dà eccessiva rilevanza alla condizione umanitaria, a quello che sta succedendo e ai crimini di guerra che vengono commessi. Adesso cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare dell'installazione dell'antenna di Via Sicilia ad Arezzo. Ad intervenire sul tema sono gli assessori aretini dopo l'incontro con l'azienda che dovrebbe installare l'antenna. All'orizzonte c'è qualche spiraglio. Sentiamo. Siamo dinanzi alla necessità di contemperare due interessi, certamente quello della collettività riunita in comitato a non veder compromessa la vivibilità di un quartiere e quello imprenditoriale per la copertura di una zona cittadina con una migliore diffusione dei segnali. Ad intervenire sono gli assessori del Comune di Arezzo, Francesca Lucherini e Simone Chierici, alla luce dell'incontro che si è svolto con i rappresentanti della società coinvolta nella procedura di installazione dell'antenna di radiotelefonia in Via Sicilia. I cittadini hanno già raccolto 1.800 firme per dire no alla torre, inviata assieme ad una lettera al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, nella quale espongono le motivazioni della loro protesta. Davanti alle case ci sono bambini, anziani. C'è tanto spazio là dietro. Tutti utilizziamo i telefonini, tutti utilizziamo. Nessuno è contrario all'evoluzione, però c'è. Tutto deve avere un criterio e se il criterio non c'è, il cittadino si arrabbia. L'obiettivo, proseguono e rassicurano gli assessori, è stato quello di individuare congiuntamente una soluzione progettuale per un possibile posizionamento dell'infrastruttura a maggior distanza dalle abitazioni. Abbiamo colto con favore la disponibilità del privato a trovare un'ubicazione diversa da quella inizialmente prospettata. Ovviamente questo comporta anche valutazioni di carattere economico. Dopodiché occorrerà individuare un
un'altra area pubblica oppure, ed è questo l'auspicio dell'amministrazione comunale, valutare la fattibilità di sfruttare per i nuovi ripetitori un'antenna già esistente. In attesa delle determinazioni che verranno prese in questo tavolo di lavoro, concludono gli assessori, resta sospesa l'installazione come richiesto dall'amministrazione in fase di interlocuzione. E intanto Castiglione Fiorentino ha approvato una mozione per richiedere la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra e agrivoltaico. In pratica il Consiglio Comunale di Castiglione Fiorentino ha chiesto alla Regione Toscana di normare e legiferare sulle possibili realizzazioni degli agrifotovoltaici, individuando sia gli indicatori di presunta non idoneità delle aree utilizzabili ai fini dell'impianto che di inserire nelle aree di particolare pregio paesaggistico e rurale quelle censite nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole, così come aveva già fatto la Regione Veneto. La legislazione nazionale in materia di agrifotovoltaico, infatti, se non puntualmente definita dalla Regione, potrebbe comportare una proliferazione di questo tipo di impianti sui terreni agricoli oggi utilizzati per le tradizionali culture ortofrutticole, vitivinicole o olivicole, che potrebbe far perdere la classificazione del territorio di Castiglione Fiorentino all'interno del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, lo dichiara il vice sindaco Davis Milighetti. E adesso parliamo di sanità e di salute, perché da lunedì inizia la settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione alla malattia del glaucoma. Ci sono iniziative anche ad Arezzo. Per noi la prevenzione si svolge 365 giorni l'anno. Questa settimana comunque vuole richiamare l'attenzione di tutti quanti sul glaucoma, questa malattia silente che, se non colta nelle prime fasi, può determinare dei gravissimi danni all'apparato visivo. Inizia lunedì 11 marzo la settimana mondiale del glaucoma, una patologia dell'occhio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il ladro della vista e di cui soffrono 5.000 retini, 55 milioni di persone nel mondo ed almeno 1 milione in Italia. Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico. Nella maggior parte dei casi è dovuta ad un aumento della pressione interna dell'occhio che causa nel tempo danni permanenti alla vista, di solito accompagnati dalla riduzione del campo visivo. Gli effetti della patologia sono davvero gravissimi laddove non venga rilevata con particolare attenzione in tempi rapidi. Non dando sintomi particolari, questa, se non si fa davvero un'opera di prevenzione importante, non ce ne rendiamo conto. Nel territorio dell'ASLA Toscana Sud-Est, da lunedì 11 a mercoledì 13 marzo, gli ambulatori apriranno così le porte ai cittadini. In altre zone vengono organizzati magari ambulatori mobili tramite unità oftalmiche mobili, ma davvero crediamo che nella nostra zona la possibilità garantita dagli ambulatori aperti della ASL sia veramente ghiotta per poter fare prevenzione e dare a tante persone la possibilità di ricevere una visita gratuita. Spostiamoci a Cortona, turismo sostenibile, accessibilità del territorio, innovazione e un documento di idee da presentare ai candidati a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Cortona. Questi i temi degli incontri in programma giovedì 7 e mercoledì 13 marzo alle ore 15 nella sede della Confcommercio di Camucia in via 24 maggio. Il primo è rivolto agli imprenditori delle strutture ricettive, mentre il secondo è rivolto a tour operator e agenzie di incoming. A coordinare le riunioni sarà il responsabile della Confcommercio Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi, con il supporto tecnico della responsabile del turismo di Confcommercio Toscana Laura Lodone. L'annuncio della fede declinato attraverso le arti. Il secondo fine settimana del Festival dello Spirito troverà il proprio filo conduttore nella musica, intesa come strumento di espressione e di condivisione della parola, con un grande concerto nella Cattedrale di Arezzo in programma alle 17 di sabato 9 marzo, che sarà
diretto da Monsignor Marco Frisina. L'evento è promosso dal Serra Club Arezzo insieme alla Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro e all'Associazione Culturale Almasen. Sarà a partecipazione gratuita e riunirà quasi 500 coristi di oltre 30 formazioni che intoneranno le rispettive voci in una produzione unica nel suo genere. E adesso passiamo alla pagina sportiva, apriamo parlando dell'Arezzo Calcio e ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Arezzo all'indomani della partita contro il Gubbio, persa 2-0. Sentiamo. Primo tempo, molle, abbiamo iniziato la partita molle, ma poi con tanti errori tecnici, cioè. Abbiamo concesso delle ripartenze con palle nostre, proprio lui tra una c'è per una che gol tra l'altro. Il rigore, per esempio, una cosa incredibile, cioè, poi un rigore del genere, anche se poi l'hanno sbagliato, però lascia sempre il segno. Invece noi, il secondo tempo, poi la lunga metteva i pari, la lunga è chiaro però che se credo, non so quante palle ferme abbiamo battuto all'ultima mezz'ora, il numero credo incredibile, se non ti riesce, cioè uno ha fatto un miracolo in portiere loro, l'altro l'abbiamo sbagliato noi, peccato perché alla fine il pari ci poteva stare, il secondo gol è chiaro, non conta. Però c'è il discorso di pochissimo tempo, cioè chi ha giocato tutta la partita sabato, noi crediamo che non possa essere lì. Partire con partite di questo genere se in condizioni, noi pensavamo che quelli che non avevano giocato sabato potessero star meglio da questo punto di vista. È chiaro, all'inizio di gara, all'inizio del primo tempo, non ci ha confermato questa tesi, però e se noi poi, chi ci dice che se anche avessimo fatto partire lì di sabato non erano magari pronti per fare questa battaglia, perché oggi per una battaglia vera, qui fare battaglie è una partita importante, ti doveva dire, ecco, se fossimo usciti bene anche oggi, dice, guarda, avevamo visto bene, abbiamo tutte le altre regole, invece oggi ti ha detto, fermo, tu credevi avere tutte le altre regole, ancora non l'hai, ma vediamo le ultime otto se ci si fa averle. È chiaro, ecco, l'unica cosa positiva è di andare avanti e non c'è più turni infrasettimanali, diciamo, sempre a distanza di 6-7 giorni e lì le partite le puoi preparare anche nelle scelte iniziali in modo molto migliore. In chiusura parliamo di tennis. Il circuito di tennis Junior Next Gen 2024 prende il via da Arezzo. Da venerdì 8 a domenica 17 marzo i campi di Tre Circoli Cittadini saranno sede della prima tappa dell'importante manifestazione giovanile nazionale che riunirà centinaia di giovani promesse dall'Under 10 all'Under 14 e che proseguirà poi fino alle finali in programma nel mese di novembre a Torino. Lo Junior Next Gen fa tappa ad Arezzo per il 12° anno consecutivo in virtù della rinnovata sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, CT Arezzo e Junior Tennis Arezzo che hanno nuovamente unito le forze per mantenere un torneo che anno dopo anno permette di assistere alle gesta degli atleti e delle atlete del tennis italiano del futuro. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.